È in gravissime condizioni un uomo di 59 anni di Fano che stamattina alle 8.20, mentre procedeva in direzione Mare Monte, ha tamponato in sella al suo scooter Piaggio MP3 una Fiat Punto condotta da una donna di Monteciccardo di 23 anni che ha rallentato quasi fino a fermarsi per via di un doppio senso alternato in corrispondenza di una frana che ha portato via metà della carreggiata. Le dinamiche dell'incidente sono ancora in via di definizione da parte della polizia locale di Fano, intervenuta sul posto con due pattuglie, ma sembrerebbe che l'uomo per l'urto violento ha perso l'equilibrio del mezzo e sia caduto a terra urtando violentemente contro una Peugeot 308 che proveniva in senso opposto di marcia, condotta da una 56enne di Pesaro che procedeva in direzione Carrara. Immediati i soccorsi al motociclista che veniva preso in carico dal 118 arrivato sul posto, ma viste le gravi condizioni dell'uomo è stata immediatamente allertata l'eliambulanza che poco dopo è atterrata nel campo adiacente e ha trasportato il 59enne al Torrete di Ancona, dove ora si trova ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata.